piccoli, croccanti, freschissimi. I nostri cannoli sono una tentazione cui raramente gli ospiti di Rocca delle Tre Contrade resistono. Il segreto della croccantezza della cialda è lo strutto, in combinazione con l'aceta e il marsala. La ricetta è quella autentica. Arriva proprio da Piana degli Albanesi, dove sono nati i cannoli centinaia di anni fa. Me la sono fatta dare da un'amica che custodiva gelosamente quella tramandata da sua nonna. Oggi lo strutto si usa molto meno in cucina, perché è considerato poco salutare. In realtà fa molto meno male di quello che si crede. Per cominciare, ha un'elevata quantità di vitamina D e più grassi buoni del burro. E poi ha un punto di fumo elevato, per cui è adatto a cotture ad alta temperatura. Oggi si trovano diverse tipologie di ripieno, dalla crema al cioccolato, al pistacchio. Noi usiamo rigorosamente solo ricotta fresca di pecora. Il cannolo, una vera prelibatezza. Naturalmente c'è una regola ferrea. I cannoli si devono riempire al momento e mangiare subito. Una volta riempiti, li decoro con un po' di granella di pistacchio o buccia d'arancia. E spesso spariscono ancora prima che li metta sul piatto.